Qui si fa zero spreco veramente, qui siamo in un impianto dove si recupera materia, dove si produce energia elettrica, dove si recupera il calore dal processo di combustione dei rifiuti, degli scarti chiaramente non recuperabili sotto forma di materia, dove sostanzialmente si vanno ad abbattere tutti i costi di trasporto verso le discariche. Quindi questo lo possiamo definire un impianto zero spreco, in R1 un impianto di recupero, e lo possiamo definire come risposta impiantistica a quella che è la richiesta dell'economia circolare, ovvero avere la capacità da una parte di mettere il cittadino in condizioni di differenziare i propri rifiuti e ridurli, ma vicino avere un qualcosa che possa lavorare questi rifiuti che oggi dall'economia circolare vengono visti come miniera, la miniera urbana, la urban mining. Ecco, quali sono le tre condizioni che qui Zero Spreco, l'iniziativa di Asia Impianti, devono essere appunto coltivate per garantire la massima efficienza nella gestione di questo tema dei rifiuti? A sicuramente applicare quello che viene detto dalla direttiva comunitaria, che ci ha anche messo in condizioni di aggiornare questo impianto, e oggi abbiamo veramente un impianto completamente rivisto e riaggiornato, è un qualcosa di nuovo oggi. Ma le tre condizioni sono la riduzione dei rifiuti, quindi a monte mettere il cittadino in grado di ridurre i propri rifiuti, perché pensate, solo la capacità di ridurre i rifiuti alimentari va a incidere su una quota che delle volte è il 40% dell'intero del rifiuto. Poi la capacità, questi rifiuti, di lavorarli all'interno di impianti prossimi alle grandi comunità. Pensate alla città di Vienna, che addirittura ha impianti all'interno della propria sede urbana. E poi andare ad annullare quello che è l'effetto negativo dei trasporti, quindi andare a ridurre il più possibile quello che è il conferimento in discarica o il conferimento lontano, in siti lontani, perché i trasporti più sono appunto lontani e più vanno a incidere su due aspetti fondamentali, l'aspetto economico e vanno ad incidere sull'aspetto ambientale. Tanta educazione si fa anche con i bambini qua. Sì, i bambini sono la risorsa più importante, perché sono le persone che domani andranno anche a fare proprio gli opinion leader, gli opinion maker all'interno delle famiglie, no? Sono quelli che portano il messaggio, per questo abbiamo per i più piccoli tutta la vita delle api, perché è un esempio di società perfetta. Poi abbiamo la cucina antispreco dello chef Shadi, abbiamo quindi tutta una serie di iniziative per i ragazzini e per i ragazzi più grandi delle scuole superiori. E la cosa che mi piace anche sottolineare è che nel pomeriggio avremo dei corsi di formazione per professioni mediche e ingegneri, quindi si va dai più piccoli ai più grandi, dai più piccoli che sono quelli che un giorno saranno i professionisti a quelli che sono gli attuali professionisti. Un modello zero spreco dunque che è stato attenzionato anche a livello internazionale, vi hanno chiamato come modello di riferimento. Sì, l'Università di Padova ha chiamato il nostro direttore generale Marzio Lasagni, che ringrazio, a tenere una relazione a questo SUM, che è questo simposio internazionale appunto che studia come, applicando i principi dell'economia circolare, la città rappresenti proprio una ricchezza, l'urban mining, la miniera urbana. E è stata presa la nostra azienda come esempio tecnico in grado di far sì che queste lavorazioni siano possibili e effettivamente possano dare un beneficio in tutti i termini, economici e ambientali. Quindi grazie al direttore Lasagni, perché è per noi una grande soddisfazione essere stati chiamati a parlare di fronte a paesi come Israele, come la Cina. L'evento sociale, quello della cena di solidarietà. L'evento sociale e la solidarietà è una cosa importantissima per noi. Cerchiamo di non trascurare, anche con iniziative apparentemente bizzarre, cerchiamo di non trascurare nessuno, perché abbiamo necessità di far conoscere il nostro impianto da più persone possibile, da più segmenti obiettivo possibile. Stasera ci sarà una cena insieme a Teleton, a favore di Teleton, dove verranno esposte e messe all'asta delle opere pittoriche che 10 artisti provenienti da tutta Italia, ne abbiamo uno addirittura arriva da Torino, oggi sono qui a fare questi quadri che stasera verranno messi all'asta e il ricavato andrà a favore di Teleton.